Tra le opere entrate nel patrimonio del Museo dei Cappuccini in seguito a un'eredità nel 2007, vi è una tela ultimamente ricondotta a Paolo De Majo, esponente del Settecento napoletano e allievo del più noto Francesco Solimena. La piscina probatica, montata su cornice moderna, reca sul retro della tela, scritto a matita, il nome del Solimena, attribuzione con la quale probabilmente venne acquistato presso un antiquario di New York dopo il 1973. È grazie allo studio appassionato di una studentessa dell'Università di Napoli in stage presso il Museo dei Cappuccini che si è potuto ricostruire almeno una parte della storia di questo dipinto, riconosciuto come opera preparatoria. La complessa e animata composizione è infatti una rappresentazione pressoché conforme in proporzioni molto inferiori alla grande tela realizzata da Paolo De Majo nel 1734, per la controfacciata della cattedrale della sua città natale, Marcianise, in provincia di Caserta. È la figura dell'angelo che pare scendere dal cielo verso la vasca, tracolonnati dal sapore classico, che ci permette di riconoscere il soggetto del quadro. La piscina con cinque portici, sotto i quali giaceva un gran numero di infermi, ciechi, zoppi e paralitici, in attesa che un angelo discendesse e agitasse le acque. La piscina a cinque portici si trovava a Gerusalemme, non lontano dalla porta delle pecore, da cui si introducevano in città le pecore che venivano portate al tempio per il sacrificio. In queste vasche venivano lavate, da qui la denominazione di piscina probatica, poiché in greco probatiché significa appunto pecora. In ebraico il nome è Betzaida, che significa casa della misericordia. E qui, secondo il Vangelo di San Giovanni, si compie il miracolo della guarigione del paralitico. Si trovava là un uomo che da 38 anni era malato. Gesù, vedendolo disteso e sapendo che da molto tempo stava così, gli disse: "Vuoi guarire?" Gli rispose il malato: "Signore, io non ho nessuno che mi immerga nella piscina quando l'acqua si agita. Mentre infatti sto per andarvi, qualche altro scende prima di me." Gesù gli disse: "Alzati, prendi il tuo lettuccio e cammina." E sull'istante quell'uomo guarì e, preso il suo lettuccio, cominciò a camminare. Il miracolo è compiuto da Gesù che non vediamo nel dipinto. Possiamo forse solo immaginare il suo passaggio, ancora non visto, in mezzo ai numerosi malati assistiti che sono raffigurati nella tela. Proprio questo ci coinvolge in una scena di gran movimento e vivacità, certamente vicina agli ambienti delle città campane del Settecento. Cercare Gesù presso i malati e fare con lui la domanda: "Vuoi guarire?" Un tale approccio poteva essere apprezzato negli ambienti di assistenza legati alla committenza dell'opera per la cattedrale di Marcianise.